Io non lo so quanto sia contento il Signore stasera, ma penso veramente tanto, perché già lo siamo noi, figuriamoci il Signore quanto è contento di questa meraviglia. Un grande dramma, non subito, per il quale avete e abbiamo combattuto a vostro fianco perché non finisse una tragedia. Ed è finita la vittoria del Signore. E altra cosa bella, tanti fratelli e sorelle, pur appartenendo a diversi movimenti, parrocchie, diocesi diverse, così tutti uniti dal solo amore per voi e per il vostro benessere. Abbiamo combattuto con l'armi del Signore, perché altro non avevamo: la preghiera, la fede perseverante, piccoli sacrifici, qualcuno ha fatto di più anche. E davvero, quelli che hanno pregato per voi, qui se non no, sì e no, la terza parte, perché già quando abbiamo fatto un incontro di martedì qui sera in preghiera erano 20-25 ogni sera presenti, più almeno 50 fratelli connessi con internet a pregare da casa. Poi hanno pregato i fratelli di Comarittima, in Porto San Giorgio, negli incontri comunitari, più quelli che hanno pregato per conto proprio. Davvero le vie della preghiera sono meravigliose e molto più grandi e belle di quelle che noi possiamo immaginare. Ecco, allora vi chiediamo la grazia della vostra testimonianza, che dà gloria a Dio e darà gioia a tutti quanti per vedere come fa il Signore quando trova un briciolo di fede in chi lo prega. Prego io. Sabato 5 gennaio, alle ore 20, tutto improvvisamente cambia. Io e Doriana eravamo serenamente in casa, quando ad un certo punto mi accorgo che mia moglie ha perso conoscenza. Inizio a chiamarla, a scuoterla, ma il suo corpo non si muove e Doriana non respira. Subito chiamo il 118. Dopo la mezzanotte è l'Epifania del Signore ed io mi trovo nel reparto UDIC di Ascoli Piceno. Doriana ha avuto un grave infarto ischemico con arresto cardiaco. I dottori mi comunicano che è miracolosamente viva, ma che comunque la sua prognosi resta particolarmente grave. In una situazione umanamente disperata, fin da subito ho avuto la certezza che mia moglie ce l'avrebbe fatta e che il Signore ci aveva già presi per mano. Dio, infatti, non solo mi aveva dato la forza, mentre l'infarto era in corso, di praticarle il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza, ma aveva anche fatto in modo che arrivasse in aiuto un nostro amico vicino di casa, infermiere Alessandro. Fin dai primi momenti ho invocato il nome di Gesù e attraverso l'intercessione della Madonna e di Sant'Antonio da Padova, di cui avevo un'immagine tra le mani, ho chiesto al Signore il miracolo. Dopo l'arrivo in ospedale, per Doriana si è messa subito in moto una grande catena di preghiera. Ho avvertito il responsabile del gruppo del Cursiglio che frequentiamo, mentre il giorno dopo sono venuto qui da Don Marco, che su di me ha invocato per la nostra famiglia lo Spirito Santo. In tantissimi hanno iniziato a pregare, gli altri gruppi di cui facciamo parte, incontro matrimoniale, il gruppo San Basso del rinnovamento nello spirito di Cupro Marittima, i sacerdoti conosciuti negli anni, frati, suore, la scuola di teologia, parenti e amici. Per Doriana si è pregato fino in Salvador, a Medjugorje, a Cracovia e a Panama. Addirittura, settimanalmente,
si erano formati 3 incontri fissi nei quali intercedere tutti insieme. Il martedì qui da Don Marco Martinsicuro, anche in diretta YouTube. Il giovedì da Padre Dario a Santa Maria a Mare. E il venerdì a Cupra Marittima, su iniziativa dei sacerdoti e del gruppo del rinnovamento. Mentre Doriana era in coma farmacologico, i giorni trascorrevano. Io ero sempre accanto negli orari consentiti, nei quali le raccontavo tutto, quello che intorno a noi accadeva e quanto la sua condizione avesse già iniziato a toccare tanti cuori. E poi passavo il resto della giornata con un atteggiamento di preghiera costante, dedicando più tempo possibile a Dio. Mia moglie è rimasta in rianimazione per 20 giorni, durante i quali le complicazioni non sono mancate. Grave polmonite, edema cerebrale, edema al torace causato dal massaggio cardiaco, difficoltà nella respirazione, eppure mai il cuore ha presentato anomalie o aritmie. I medici continuavano a ripetermi di prepararmi al peggio, ma io ero certo che il Signore avrebbe guarito Doriana. La mattina del 7 gennaio, mentre ero in chiesa a pregare, mi ero fermato a leggere la pagina aperta del Vangelo. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del Regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Ero certo che il Signore stesse passando nella vita di Doriana, l'avrebbe guarita e resa ancora più bella e forte per annunciare la sua misericordia. Dio ci donava tanti segni della meravigliosa opera che stava compiendo, non ultimo un incontro casuale, ma profetico, con una signora del nostro paesino. Questa signora, quasi sconosciuta, mi aveva esortato a non preoccuparmi. Anche lei aveva vissuto una situazione analoga a quella di Doriana e dopo 20 giorni di rianimazione si era svegliata. Ora conduceva una vita normale. Per una straordinaria Dio incidenza, anche mia moglie si è svegliata esattamente dopo 20 giorni di coma. Il 25 gennaio Doriana è finalmente trasferita al reparto di cardiologia, con tutte le complicazioni del caso, ma con il volto sempre sereno. Prima di lasciare la parola a lei, vorrei aggiungere solo poche cose. Sono rimasto con mia moglie in ospedale dal 25 gennaio al 14 marzo e gli ho donato tutto l'amore che provo per lei e le dovute attenzioni. E ringrazio infinitamente il Signore per il sostegno e la salute che mi ha dato. Nel nostro Calvario non è mai mancata la vicinanza di tanti amici e fratelli in Cristo. Una vicinanza che è stata anche materiale. Ho dovuto lasciare il lavoro in una situazione economica già complessa, ma la provvidenza di Dio non si è fatta mai attendere e ogni volta è arrivato, anche in forma anonima, tutto ciò di cui avevamo bisogno. Tante volte davanti al tabernacolo ho detto: questo, Signore, sarà il tuo miracolo più grande di inizio anno. Tutto il mondo deve conoscere la tua misericordia. E Dio davvero ha compiuto ogni miracolo. Il 25 gennaio mi sono trovata in ospedale, circondata dai miei cari. Mi sentivo disorientata e confusa. Ero debole, il mio corpo non rispondeva a nessuno dei miei comandi. Avevo la flebo, il catetere e il sondino nasogastrico che mi ha lasciato questa cosa. La voce era roca
e mi usciva a fatica. La mia mente non era lucida. Inizialmente, in accordo con i medici, mio marito aveva deciso di non raccontarmi subito la verità, per non crearmi un trauma. Perciò sapevo di essere in ospedale per una semplice polmonite. Soltanto dopo una settimana, per errore, una dottoressa mi ha detto qual era la mia vera condizione. Avevo avuto un grave infarto con arresto cardiaco. Il mondo mi è crollato addosso. Ho provato un senso di angoscia e di grande sofferenza. Non riuscivo ad accettare questa verità appena appresa. Nei 20 giorni di coma farmacologico, infatti, mentre il mio corpo intubato soffriva, io avevo vissuto, per una grande grazia del Signore, un'altra vita. Mi sembrava di essere in una casa insieme a mio marito e a dei dottori che erano venuti in vacanza a Cupro Marittima. Ora invece mi rendevo conto della preoccupazione che i miei cari avevano vissuto. Avrei potuto avere lesioni al corpo o al cervello a causa dell'edema cerebrale. Man mano che i giorni passavano, la mia mente si schiariva e vi si affollavano tanti pensieri. Sarei mai tornata come prima? Avrei potuto fare tutto. A proposito di questo, mi è rimasta nel cuore una frase che Don Marco ripeteva spesso a Gianni: il Signore non rattoppa, ma le donerà una veste nuova. Queste parole mi sono risuonate 100, 1000 volte nella mente, e mentre mi donavano forza, facevano crescere in me la certezza della vicinanza e dell'opera del Signore. All'inizio non riuscivo neanche a reggermi in piedi, per cui avevo bisogno dell'assistenza continua di qualcuno dei miei familiari. Poi, impegnandomi nella fisioterapia e grazie all'aiuto del Signore, la situazione era talmente migliorata da non rendersi più necessaria la riabilitazione che, secondo i dottori, avrei dovuto fare all'Istituto Santo Stefano di Potenza Picena. Gianni mi ripeteva che i dottori erano sbalorditi di fronte alla mia ripresa così veloce. Le cellule del mio corpo sembravano dimostrare 10 anni di meno. Gianni era sempre con me, tornava a casa solo per poche ore, e quando mancava lui, con me c'erano i miei cari. Avevo saputo della cordata di preghiere che si era formata per chiedere al Signore la mia guarigione. Sentivo l'amore di tutti quelli che pregavano per me, e quest'amore mi meravigliava, mi commuoveva e mi confortava. Il Signore mi amava e mi faceva sentire la sua presenza attraverso di loro. Continuamente mi arrivavano messaggi di persone e sacerdoti. Ricordo in modo particolare quello di Don Armando, il parroco della nostra parrocchia Cupro Marittima, che, usando le parole di Gesù rivolte ai discepoli impauriti in mezzo al mare durante la tempesta, mi esortava a non temere, perché il Signore, durante questa mia tempesta, era con me. Mentre tante persone intercedevano per me, ho vissuto i miei 40 giorni di deserto. Cercavo di pregare, ma mi sentivo tentata, assalita dall'angoscia e dalla disperazione. Nonostante infatti continui miglioramenti, avevo contratto un'infezione contro la quale avevo dovuto assumere dei pesanti antibiotici che avevano causato l'inibizione della funzionalità del midollo osseo, con conseguente abbassamento dell'emoglobina. Ai momenti di gioia per la buona ripresa che mostravo si alternavano quelli di ansia per il sopraggiungere di nuove situazioni negative che mi facevano sembrare la fine della mia malattia sempre più lontana. In questo stato di debolezza ho sentito gli attacchi del tentatore che cercava di indebolire la mia fede, e mi veniva in mente che anche Gesù nel deserto era stato attaccato dal diavolo proprio quando era più debole. Questo pensiero mi dava la forza di combattere e di affermare con convinzione che Gesù è il Signore.
appena appresa la gravità di ciò che mi era accaduto, mi si era affacciata alla mente l'espressione Talita cum. Io ti dico, alzati. Sentivo che egli si era chinato su di me, aveva teso la sua mano e mi aveva attirato a sé, ridonandomi la vita, come aveva fatto con la figlia di Jairo. Mi aveva richiamato alla vita, non permettendo che morissi. Ero felice che questa mia sofferenza avesse toccato anche tanti cuori avvicinandoli al Signore, e capivo che ora toccava a me dimostrare la mia fede fidandomi e affidandomi a Gesù. Ed è ciò che ho fatto, perché non ho mai perso la speranza in colui che è la salvezza. Il mio calvario, infatti, ancora non era terminato. L'emoglobina bassa impediva l'esecuzione di due angioplastiche che erano necessarie perché le mie arterie potessero funzionare. Si apriva un periodo di cura e di attesa, complicato anche da questioni interne all'ospedale. Il dottore che mi seguiva era stato messo in ferie d'ufficio ed ero rimasta in balia di vari medici che si avvicendavano e non conoscevano la mia storia clinica. Tutto ciò rese necessario il mio trasferimento all'ospedale di Ancona, avvenuto ancora una volta per provvidenza, grazie all'intervento di una nostra cara amica. Ad Ancona ero stata ricoverata nel reparto di terapia semi-intensiva. Mentre tentavo di ambientarmi, i dottori mi avevano comunicato che bisognava fare una colonoscopia, perché era stato trovato del sangue occulto nelle feci. Un altro problema, un'altra preoccupazione. Ma dentro di me ero certa che anche questa volta il Signore non mi avrebbe abbandonato. Infatti l'esito dell'esame è stato negativo. A questo punto l'equipe medica era pronta ad eseguire le angioplastiche. Anche questo intervento è stato una piccola croce. Fissato per l'11 marzo, era stato rimandato al giorno successivo a causa di urgenze. Entrata in sala operatoria, sembrava che per una complicazione non si potesse effettuare la procedura più semplice. Ma ancora una volta il Signore mi è stato accanto e tutto è andato per il meglio. Tornata in camera, i dottori mi hanno comunicato che l'emoglobina prima dell'operazione era miracolosamente risalita da 7.7 a 9.1. E tale era rimasta anche poi. Il Signore dal 5 gennaio mi aveva detto Talita cum, e da allora non aveva mai smesso di ridonarmi la vita e di ridonarmela in abbondanza. Il 14 marzo, dopo più di 2 mesi di ricovero ospedaliero, finalmente sono tornata a casa. Sono ancora debole, mi stanco facilmente, piango facilmente, ma ho la certezza che tutto andrà per il meglio, perché il Signore non rattoppa, ma dona una veste nuova. Da questa malattia posso dire di essere uscita rinnovata. Ora sono piena di gioia, quella gioia vera che viene dal Signore, e con certezza posso affermare che la preghiera fa miracoli. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. In tanti hanno bussato al cuore di Gesù per me e la sua risposta non si è fatta attendere. Grazie, Signore. Gloria a te.